Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buona settimana a tutti, buon lunedì. Siamo qui un altro lunedì insieme, un'altra settimana in compagnia di Good Morning Milano, come sempre alle 12.30 in diretta sulla pagina Facebook di Milano All News per raccontarvi Milano, tutto ciò che ruota intorno a Milano, i personaggi e i protagonisti di questa città. Vi ricordiamo che insomma, in questi giorni sono anche i giorni in cui potete ancora votare per i Milano Storytelling Awards, www.milanostorytellingawards.it oppure www.mistoawards.it oppure dalla nostra pagina troverete tutti i link e potete votare per le 9 categorie per dare poi questi premi. Ricordiamo l'11 novembre, serata finale alla Ex Fornace dell'Alzaia Naviglio Pavese 16, dove daremo i premi a chi ha raccontato meglio Milano negli ultimi 12 mesi. Perché vi ho parlato di racconto? Perché beh, oggi parliamo di libri, parliamo di un libro in particolare, ma in realtà poi di un sistema con cui si può riuscire a coronare il proprio sogno, magari quello di diventare scrittori, soprattutto se poi avete qualcosa di bello da raccontare. Sicuramente ha qualcosa di bello e interessante da raccontare il nostro ospite di oggi, Dario Santonico. Buongiorno Dario. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Scrittore a tutti gli effetti, in quanto hai scritto la tua prima opera in questo momento e stai cercando, grazie all'aiuto anche dei futuri lettori, Esatto. quindi che investono su di te, di pubblicare, di diventare ufficialmente a quel punto Uno uno scrittore. scrittore. Allora Dario, tu iniziamo, prendiamola un po' alla larga. Tu non sei di Milano? Dove arrivi? Sì, io sono nato e cresciuto in provincia di Roma, a Colleferro. Poi, dopodiché, ho intrapreso gli studi in geologia all'Università La Sapienza di Roma e pian pianino la strada mi ha portato qui a Milano, dove attualmente vivo e con la mia famiglia e lavoro da 5 anni quasi. Un geologo quindi che scrive un libro che però non parla di rocce. Beh, in realtà una roccia c'è di mezzo, se non so, anzi dirò una castroneria perché non è una roccia, però insomma c'è del cemento di mezzo, Esatto, diciamo, che quindi sì. potrebbe lontanamente un minimo ricordare, ma non c'entra assolutamente niente con Niente. la geologia. Allora, partiamo bene parlando quindi del tuo romanzo, a tutti gli Ok. effetti un romanzo. Come si intitola? Il romanzo si intitola Il rumore del pallone sul cemento, che a prima vista o primo ascolto potrebbe sembrare un libro sul calcio, in molti me l'hanno detto, ma poi se si va a guardare insomma la trama, il calcio non c'entra assolutamente nulla, non viene mai citato. E essenzialmente il titolo, spero che possa insomma portare alla mente del lettore delle sensazioni che provate un tempo. Ecco, di cosa parla appunto questo, cioè qual è la storia che racconta Sì, questo romanzo? Non in parliamo appunto pratica. di calcio, non parliamo di giovani talenti in No, erba. no, no. Parliamo di due ragazzi, Giulio e Domenico, che vivono in una situazione di provincia. Siamo nella provincia laziale, nella provincia di Roma, in particolare, e sono due ragazzini di 10 anni che vivono in quel momento in campagna e nelle loro solitudini, dei bambini di 10 anni, quando ad un certo punto arriva un pallone che rimbalza, rimbalzando, arriva nelle mani di Domenico, che lo raccoglie e si sente chiamare da un piazzale adiacente, chiedendo appunto di ricevere il pallone indietro. E da qui nasce, e quel pallone era stato calciato ovviamente da Giulio, dall'altro protagonista, e da qui, proprio da questo pallone calciato male, nasce questa amicizia, questa grande amicizia fra questi due ragazzi, che poi si protrae negli anni seguenti con tutte le vicissitudini che succedono, diciamo, nelle nostre vite. Ecco, il rumore del pallone sul cemento, in questo momento è anche stato taggato nei commenti della nostra diretta, è un libro che se qualcuno adesso va a cercare non trova però. Esatto. Ok, poi continuiamo a tornare a parlare della storia, ma perché in questo momento se uno cerca questo libro non lo trova? Come si può fare per far sì, vediamo se dico giusto, per far sì che in un futuro lo troviamo, Esatto. giusto?
Allora, il libro attualmente si trova solamente sul sito appunto della casa editrice, che non so se hai già nominato. No, diciamo che è book a book. Esatto, book a Book book. a book, Esatto. che è un gioco in inglese che vuol dire Esatto. prenota Prenota un un libro. libro, ok? E lo troverete lì, cercando il mio nome, Dario Santonico, o il titolo del libro. E a quel punto potrete preordinarlo. Ci sono due opzioni essenzialmente che danno a disposizione, cioè preordinare un cartaceo o una versione ebook. Ah. E come funziona il gioco? Chiamiamolo così. Infatti, perché c'è bisogno di arrivare a degli step, cioè bisogna riuscire a. Esatto. Quando dicevo io che si può fare gli scrittori per meriti adesso, è perché Dario, per poter pubblicare il suo libro, deve avere i meriti per pubblicare, deve prendere le stellette, diciamo. E non è solo un like, voto oppure no, No, ci no, sono no. proprio. Ok, raccontaceli. Allora, praticamente il libro sarà in campagna di crowdfunding o crowd publishing, perché parliamo di editoria, per 180 giorni. In questo momento saranno 163, mi sembra, perché sono passati un po' di giorni. E al raggiungimento di 200 preordini, 200, cartaceo o ebook non cambia, Ah, nel quindi senso è sempre insomma. lo stesso numero. Quindi immagino che anche per il lettore sia un investimento veramente Sì. esiguo. E il libro verrà appunto pubblicato. Questo vuol dire che la casa editrice lo farà un editing, una revisione, impaginazione classica, creazione della copertina, e a quel punto il libro verrà spedito a tutti quelli che hanno creduto Infatti è nel mio interessante che per la prima progetto. volta siamo qua a fare una promozione di un libro senza avere il libro in mano. Cioè, Esatto. ma non perché sia solo un ebook, ma proprio perché non esiste in realtà al momento. C'è il manoscritto, ci sono degli estratti, si può leggere No, qualcosa. allora, Come funziona esatto, infatti? funziona così. Andando sul sito, sulla mia pagina personale, lì, sul sito di Book a Book, potete scaricare gratuitamente l'anteprima, che saranno le prime 20 pagine, mi sembra, 15 pagine. A quel punto, se vi piace come il libro è stato impostato, eccetera, potrete preordinarlo. Nel momento in cui avrete preordinato, avrete accesso alla bozza, il che vuol dire che potrete scaricarvi in versione PDF la bozza del libro, che è tutto Tutto. il libro essenzialmente. Quindi in pratica In realtà ce l'ho andrete, subito, quindi io, esatto, in un certo senso. Ah, andrete a bello. leggere un libro non editato, quindi comunque possiamo dire il 90-95% Magari del c'è qualche libro, ora di insomma, battitura qua sì, dentro. esatto, qualcosina, ma insomma, alla Diciamo che il fine finale non cambia. no, Diciamo no, quello, no, non dovrebbe cambiare, mi batterò per non farlo cambiare. Quindi in realtà io, se appunto supporto il tuo libro, ho subito un riscontro diretto, cioè non devo Esatto. aspettare poi, cioè non è un po' come quei crowdfunding dove, ah, che bella cosa, investo dopo Esatto. 2 anni e mezzo, ci è successo ad esempio noi con dei microfoni qua, ad esempio, dopo 2 anni e mezzo sono arrivati, belli, ma 2 anni e mezzo ci hanno messo. Qui invece Sì, subito, esatto, qualsiasi cosa potete. succeda, comunque io la bozza del tuo libro ce l'ho già e la Esatto. potrò leggere Esatto. tranquillamente. E in pratica, sì, praticamente poi dopo la versione chiaramente cartacea o ebook definitiva arriverà dopo la fine della campagna, quindi Ovvio. dopo i 6 mesi, che mi sembra a fine marzo, insomma, alla fine della Ok. campagna. Qualcuno infatti l'ha già letto questo libro. Esatto. E insomma, diciamo, so che ti sei portato qua un paio, ma Sì. vorrei che appunto le leggessi ce le leggessi. Un paio di critiche, diciamo, le prime critiche che cominciano già a uscire sul tuo libro. Che hanno in realtà un filo conduttore, no? Quello del valorizzare una cosa che a volte magari viene un po' vista come normale o Normale. banale, come l'amicizia, e invece nel dargli valore, il vero valore, dargli un forte valore, che è quello che dovrebbe avere, forse fin troppe volte Esatto. sottovalutato, giusto? Esatto. Ecco, magari leggici allora Sì. anche tutti e due, nel senso. Sì, in pratica, allora, innanzitutto dico com'è nata questa cosa, nel senso che un mio amico, che è il primo lettore che è stato, che mi ha corretto le prime bozze, correggendo gli errori del libro, cercava di pubblicizzarlo con i suoi amici, e loro gli hanno chiesto di cosa parla questo libro. E lui ha spiegato, insomma, di un'amicizia fra questi due bambini, eccetera, eccetera, e loro gli hanno risposto, ma niente di attrattivo.
questa cosa, insomma, poi parlandone con lui, lui mi ha detto, dice, beh, ma secondo me è proprio questo il bello. Infatti lui, mi cito testualmente, mi ha detto, il bello del tuo romanzo è che non parla di fantascienza, ed è bello perché è semplice e diretto. Non ci sono misteri da risolvere, magie che pervadono il mondo e sono quelle, solo quella dell'amicizia. In questo mondo in cui le cose semplici vengono ignorate, perché ci vuole si vuole sempre gridare al miracolo o al fenomeno, una cosa potente come l'amicizia viene spesso considerata la normalità. Ecco, la potenza dell'amicizia, questo, esatto, questo esatto. Passa. Ma qualcuno ha questo proprio commentato, questi sono i commenti che sul... Questo è una recensione da parte di un blog che si chiama Libri e Recensioni, questa recensione di Tatiana Vanini, che saluto e ringrazio perché è una bellissima recensione, e che finisce, è lunghissima, però vi leggo solo l'ultima parte che secondo me è molto, molto bella, in cui dice: romanzo mai banale, pur trattando di un tema a volte dato per scontato, che riesce ad avvincere il lettore, scritto con un bel linguaggio fluido che trasmette sensazioni e sentimenti. Ci sono momenti di gioia, di rabbia, di tristezza, di esaltazione e di commozione in una giostra di colori che rispecchia la vita, anzi in questo caso due vite, descrivendole con insolita profondità. E mentre la trama scorre e si dipana il rumore di quel pallone che rimbalza sul cemento, ci tiene compagnia fino all'ultima pagina, dove si esaurisce anche l'ultima eco. Un libro per tutti, una storia che fa bene all'anima. E questa è una... Beh, diciamo... sono belle, 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 belle parole, diciamo, nel senso non banali e potenti, appunto, come il messaggio del tuo libro. È un libro autobiografico oppure... No, non lo è. Diciamo che chiaramente l'ambientazione è un po' quella che ho vissuto io, perché è un romanzo che è ambientato nella provincia laziale, nella provincia di Roma, che poi essenzialmente è dove io sono cresciuto. E si passa da lì, ci sono dei momenti in cui si passa proprio a Roma, dove uno dei due va a studiare, insomma, senza, non voglio spammare più di troppo la storia. Okay. Però sì, non è autobiografico, nel senso che non ci sono fatti realmente accaduti, ecco. Ecco, poi Dario, io ti dico già, ci stanno scrivendo, e ringrazio, saluto tutti coloro che stanno commentando. C'è Maria Rita che ti dice dai e Dario, quindi insomma ritorna insomma, proprio di Roma. Eleonora che ti dice che papà Dario ti chiama, quindi insomma. Sì, è la mia compagna, mia futura moglie, che saluto l'anno prossimo. Era prima questa? No, lo sapevo già, sennò dovevo far partire la musica, sai, dovevi avvertirci prima, preparavamo una roba alla Barbara D'Urso con musiche e coriandoli che scendevano, va bene, e quindi salutiamo la futura moglie di uno scrittore, ci auguriamo, no? Ecco. Gianluca sta scrivendo anche lui per farti i complimenti, dice vai Dario, dice, quindi ecco, è una cosa anche particolare questa, cioè non sei il primo scrittore che viene, magari anche scrittore di fama più importante, internazionale anche, sì. Abbiamo avuto come ospiti, difficilmente ricevevano commenti su Facebook di gente che li spronava. Cambia anche un po' quindi il ruolo dello scrittore, cioè esatto. Devi essere... Tu anzi mi dicevi che hai usato i social network in realtà. Tantissimo, sì. Come? Sì. Innanzitutto creando la pagina Facebook e cercando appunto di pubblicizzare ogni passo di questa campagna, cercando proprio di tenere aggiornate le persone che hanno creduto in me, chiaramente, perché è un grande dono che mi hanno fatto. Mm-hmm. E quindi cerco di tenerli aggiornati, cercando di creare delle piccole cose, tipo la cartina dell'Italia, mettere i punti dove è stato già ordinato e cercare di riempire tutta l'Italia. Già non voglia poi anche magari di contest anche tra... Esatto, questo. La bravissima Barbara Risi, che saluto, che è collegata con noi, che è una nostra collaboratrice, che a breve, Barbara lo sa anche lei, non sappiamo ancora bene quando, ma tornerà con Corto Milanese, mi chiede, ma sei, c'è l'aspirazione di diventare scrittore, c'è l'aspirazione di sempre o sei diventato scrittore per caso? Allora, ho sempre scritto, nel senso che ho sempre amato le parole, questo è sempre stata una costante nella mia vita, e ho sempre preso un blocco notes e scritto a mano, poi io amo scrivere a mano perché lo ritengo molto intimo, e però solo, diciamo, dei brevi racconti o delle, magari delle piccole storie. Invece poi un giorno ero
mentre ero in Inghilterra a Southampton, dove facevo il dottorato. Tu hai viaggiato molto, come dicevi? Sì, vissuto in Olanda, sia in Olanda che in Inghilterra. Okay. Sì. E a Southampton? A Southampton, sì, facevo posto. Non dice niente, cioè, no, ok, no, avevo questo dubbio lontano, però una città portuale, ok, insomma, infatti penso a un porto grandissimo, sì. E basta, ok. E mentre ero in un bar, così bevendo un caffè, i bibitoni classici inglesi, mi sono detto che la storia che portavo dentro era ormai matura e avevo bisogno di metterla tutta per iscritto. È iniziato quindi per gioco, qui parliamo del 2013, e l'ho finito di scrivere all'inizio di quest'anno, quindi comunque è stata una bella battaglia con me stesso. Ha influito Southampton nel libro oppure in realtà ha dato solo la spinta iniziale? Ha dato solo la spinta iniziale, sì, sì. Ok, allora ricordiamo il titolo, Il rumore del pallone sul cemento. Esatto. Ricordiamo anche che non stiamo parlando di un libro che parla di giovani calciatori nerva, no, non parla di storie di calcio, ma parla storie di amicizie. Esatto. E di quell'amicizia che troppo spesso diamo a volte per scontato, e quindi la potenza appunto dei valori dell'amicizia. Mi dicevi che scrivevi da sempre, appunto, hai sempre scritto, prendevi blocco notes, oppure mi dicevi usavi anche le note di Facebook, ad esempio. Sì, sì, ho scritto ogni tanto dei piccoli raccontini, oppure comunque. Per cercare di raccontare qualcosa che mi è successo, ho sempre amato, insomma, non romanzarla, diciamo, okay. Nel senso creare un qualcosa che sia un po' più interessante di la solita frasetta, ecco. Quindi ho sempre amato farlo, chi mi conosce lo sa, insomma, che infatti quando c'è qualsiasi cosa da fare, come fare qualche dedica, non so, per un matrimonio o per un compleanno, so, chi da dare, chiama Dario, chi poi mi dicono hai una bellissima calligrafia, scrivi pure. Tu pure, ho detto ok, posto. Perfetto. Non dire che ti fa scrivere tutto a mano anche il libro, no insomma, però, è complicato, però gran parte del libro è scritta a mano su vari blog. Sì? Sì, assolutamente. Ho usato poco il... Quanto ancora scrivere a mano ti può aiutare, cioè usare la tecnologia, oppure ormai è così dentro di noi che... Secondo me tanto, ripeto, perché secondo me è molto intimo. Uh-huh. Tu sei lì che scrivi, cancelli, ho tutte queste pagine piene di cancellature con asterischi che riportano sotto a un altro asterisco. Sono tutte cose che sì, forse le puoi fare col computer, però non le senti direttamente a contatto tuo. Poi dopo, nel momento in cui le riporto sul computer, allora rileggo, dico, beh, questa cosa qua non funziona, la cambio, eccetera, eccetera. Però diciamo che l'embrione del libro sta tutto quanto su vari appunti, su vari blocchi in giro per casa, quindi... Allora, ricordaci come poter fare per aiutarti a pubblicare questo libro a tutti gli effetti. E poi ricordiamo che ha anche un risvolto benefico questa, sì, tua raccolta. Esatto. Ok, raccontaci pure. Allora, come fare? Vabbè, vi ricordo, andate si va sul sito bookabook.it.com, non me lo ricordo, vabbè. Sotto pagina Facebook ci sarà. Sì, ecco. Esatto, sulla pagina Facebook. Andate nei commenti di questa diretta, trovate il tag alla pagina Facebook di Dario, che si chiama Il rumore del pallone sul cemento, quindi ricordiamo, facilissimo. E da lì si può arrivare, e da lì poi si arriva sulla pagina Book a Book, c'è il tastino anche acquista ora su Facebook, che va direttamente sulla pagina, a quel punto... Potete scaricarvi l'anteprima, e se vi piace il modo in cui scrivo o la storia vi sta appassionando, potete ordinarlo e scaricare, poi ricordo, in PDF la bozza. Ah, questo è interessante, infatti. Quindi ve lo leggete in pratica. Lo leggi subito. E poi quando uscirà te la pure a casa la copia bella, esatto. Tutta rilegata con che, la copertina. Oltretutto, ho chiesto alla casa editrice se è possibile tutte le copie cartacee che verranno prese in questa fase le firmerò io personalmente, quindi arriveranno firmate. Quindi almeno 200 che... copie devi firmarle. Sì, cioè, esatto. Almeno quelle. Fai un... Crea un robot che faccia la tua firma, se no deve fare la tendinite. E poi mi parlavi, ecco, parlavamo appunto dell'azione benefica. Diciamo. Sì, ecco appunto, perché diciamo che appunto... parte del ricavato di questo libro, esatto, sì, andrà? Il 20% del ricavato di questa fase, quindi di questi 6 mesi, la devolverò a un'associazione di una mia amica e collega, Alessia Ravasio, che saluto. L'associazione si chiama Il Sorriso di Gaia, e che è un'associazione che
sostiene il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII. Mm-hmm. Quindi, oltre magari che aiutare me, insomma, in questa cosa, aiuteremo anche. Ecco, troviamo anche qualcosa sulla tua pagina Facebook. Troviamo anche. Sì, c'è anche qualcosa. Perfetto. E comunque potete trovare la pagina Facebook, Il Sorriso di Gaia. Il Sorriso di Gaia. Sì, appunto, sì. E insomma, aiuterete con un piccolissimo gesto il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Bergamo, grazie all'aiuto che Dario devolverà. Insomma. Quindi grazie al vostro aiuto, grazie inizialmente. Diciamo Dario il mezzo che potrà poter dare, far sì che potrete dare una mano al reparto di oncologia pediatrica, ricordiamo, dell'ospedale di Bergamo. Il rumore del pallone sul cemento, guarda, qui ti stanno ancora scrivendo. C'è Fabrizio che dice che Fabio Volo ti spiccia a casa, una scritta così, che insomma, non so cosa ne pensi o cosa ne di Fabio Volo, però insomma ti auguro anche solo la metà del successo che ha avuto, credo che non sarebbe male, no? No, per niente. Infatti. Anche un decimo. Anche un decimo, ecco, un ragazzo umile, Dario, per fortuna, siamo contenti. Ricordiamolo, un geologo che da 5 anni vive a Milano. Che in realtà fai la professione anche di geologo, nel sì, senso sì, lavoro come lavori come geologo. 5 anni che sei a Milano, e come ti trovi a Milano a proposito? Benissimo, adesso i miei amici sì. di Roma mi prenderanno in giro, però benissimo, sì, mi trovo. Cioè, ormai trovo sei bene. Milanese quando torni a casa? Mi prendono in giro perché un pochino l'accento l'ho preso, quindi fantastico. Cioè, per loro sei milanese, per noi sei romano, quindi, esatto, perfetto, cioè, ormai non sono nessuno, hai una crisi di identità. Esatto. Cioè, ti fermi metà sull'autostrada, esatto, e cominci a cercare la tua identità. Potrebbe essere magari un'idea per un prossimo romanzo. Quanto scrivi ancora? Nel senso, dopo tanto. Aver scritto il romanzo, ho detto basta, adesso non scrivo più niente. No, anzi, io ancora. Diciamo che ho in mente almeno altri 2-3 romanzi. Chiaramente non lo faccio come mestiere, quindi è ovvio che devo incastrarlo nei tempi liberi, che generalmente sono dopo che il bambino va a dormire la sera, quindi praticamente pochissimo tempo. Però, e si riesce, insomma, a incastrare, nel senso, tu l'idea ce l'hai, credo, però poi metterla giù, insomma, è un paio di maniche, sennò tutti saremmo scrittori, cioè, esatto, l'idea di tutto il mondo ne è pieno. Dover per forza incastrare in certi momenti della giornata la tua opera letteraria, quanto influenza quello il risultato che ne esce poi? Allora, sicuramente è difficile perché ogni volta praticamente se passa troppo tempo da un momento all'altro, magari devi andare a rileggere quello che hai scritto perché non ti puoi permettere di scrivere cose che si contraddicono, quindi chiaramente. Però non è così difficile, perché comunque col fatto che io amo scrivere a penna, ho sempre un foglio di carta e una penna a fianco, quindi se in un momento della giornata ho qualche cosa che mi viene in mente, io la metto giù, poi dopo, quando ho tempo, magari la sera, la amplio. Vai, diciamo, di conseguenza, nel senso, tu inizi il libro dall'inizio e lo vai verso la fine, oppure c'è un momento in cui magari scrivi già un pezzo che poi andrà più avanti? No, cioè, ai cantanti solo si chiede se fa più la musica o le parole. Okay. Tu appunto, cioè, una volta che inizi vai sempre di seguito, oppure non so, ti viene in mente, ho un momento, un'idea, una scena, e la metti là pronto? Capita. Sì? Infatti, allora, diciamo che in tutte le volte che ho immaginato un libro, conosco l'inizio e la fine sempre. Già un po' appunto di partenza. Poi dopo nel mezzo vado un po' a braccio, nel senso che magari ci sono in quei momenti in cui dico sì, secondo me questa cosa ci sta bene in mezzo, allora magari torno indietro, aggiungo delle cose, oppure vado avanti e scrivo una cosa che succederà dopo, sì, questo succede. Sì. Beh, anche già partire sapendo la fine non è male, perché spesso certi, esatto, libri, e poi in realtà ti chiedi se sapevano dove volevano arrivare alla fine, o anche certi film dici forse non avevano ben presente quando ho iniziato il finale. La cosa più complicata è il titolo, per sì, scegliere il titolo ci ho messo tantissimo. Beh, però Il rumore del pallone sul cemento, un bel titolo, richiama già un po' forse questa idea di...
provincia o periferia della grande città. Sì, quello che vorrei, insomma, che il lettore mi viene in mente un po' anni 80 con questi, esatto, calzoncini corti, la maglietta di lana della Roma o della Lazio? Che mi ha detto giustamente della Lazio, che non volevo, quindi non del Principe, non sapete, non vorrei fare errori, che poi so che siamo in giornate, insomma, delicate. E il rumore del pallone sul cemento, Dario Santonico, ricordiamo, sulla pagina Facebook trovate tutti i riferimenti per andare su Book a Book, dove potete preordinare tutti gli effetti, non è un preordine, in questa campagna di crowd publishing, cioè tutti insieme, grazie al nostro preordine, possiamo fare in modo che poi questo libro venga realmente pubblicato e stampato, a quel punto trovarlo poi in libreria, su Amazon, andare in libreria del vostro paese, richiederlo e farlo arrivare, cioè a quel punto sarà liberissimo, cioè ovunque arriverà, esatto, il libro di Dario. Al momento invece lo trovate lì, lo trovate in che forma? Appunto, lo pre-prenotate e comunque subito potete scaricarvi una bozza, che comunque è il libro completo. È il libro completo, sì. Tu adesso non stai più facendo modifiche, immagino. Basta, no, zero. Finito. Una volta messo lì, quello è. Infatti vi prego proprio, se lo preordinate, di scaricarlo e leggerlo, perché comunque è importante, insomma, anche ricevere dei commenti, sto ricevendo tantissime recensioni e mi fa molto piacere. Poi, una volta che appunto raggiungerai i 200 preordini, giusto? Esatto. I 200 prenotazioni, a quel punto la casa editrice... Il libro entrerà in coda di editing, quindi ci sarà un editore che lo prenderà sotto la sua ala, che smusserà le cose che secondo lui vanno smussate, cambierà, me lo rimanderà, io deciderò se accetto o meno. Quindi ci sarà il braccio di ferro. Vabbè, molto interessante vedere questo, che voi adesso vi prendete una versione del libro, un po' la director's cut, no? Cioè, esatto. Vi prendete il libro come è uscito dalla mente... Esatto. Dello scrittore, dalle sue vive mani, perché mi ha saputo che appunto buona parte è scritto proprio di carta e penna, e così è. Chissà, esatto, poi quando arriva a casa magari garantiamo che non cambierà la storia. No, diciamo, la storia non cambierà sicuramente. Quello no, il finale quello sarà, però potrebbe essere che magari qualche sfumatura, sì, venga cambiata, in meglio in peggio non è detto, però insomma sicuramente non è più quella... roccia grezza, possiamo, esatto, dire, che invece il nostro neo scrittore ha abbozzato. Quindi insomma molto interessante anche questa parte, tant'è che diciamo, e c'è ad esempio una copertina che però non è ancora detto che sia quella che ci sarà. Sì, nel senso è una copertina che ho chiesto a un mio amico, che insomma che se la cava con queste cose, che me l'ha fatta, anche molto bella, però probabilmente non sarà quella poi alla fine. Infatti, quindi... diciamo, una delle poche volte che si viene a proporre un libro senza avere il libro in mano. Ricordiamo quindi Book a Book, o comunque Il rumore del pallone sul cemento, pagina Facebook, la trovate anche nei commenti di questa diretta, da lì potete trovare tutte le coordinate per preordinarlo e poi avere appunto questa lettura in anteprima, possiamo dirlo, del primo romanzo di Dario Santonico. Dario, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere con noi, teniamoci aggiornati su come va il crowd publishing, che è appena iniziato, quindi siamo agli inizi. 15 giorni, sì. 15 giorni, quindi non dite, non c'è, cioè, se anche i numeri sulla base, è normale, appena iniziato. Poi non sono belli alti. Infatti, quindi sono già belli alti, quindi non c'è neanche bisogno. No, molto spesso la gente dice, però, prova a fare il primo passo, no? Invece, insomma, diciamo, sono... No, siamo già più di 120 preordini. Quindi anzi, a questo punto datevi la mossa, così almeno arriviamo al 200 in fretta e lui ricomincia a dormire la notte. Dai, almeno, esatto, bravo. Che almeno questa, che già c'è il bambino, più. Già c'è il bambino, già c'è da scrivere gli altri 3-4 romanzi, perché deve tallonare Fabio Volo per toglierlo dal trono, e quindi insomma fatelo almeno dormire tranquillo con le 200 copie raggiunte, va bene? Esatto. Dai, grazie mille. A prestissimo, grazie. Ciao a tutti. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito, davvero numerosi quest'oggi. Grazie tantissime. Noi ci rivediamo domani ore 12:30, sempre qui in diretta su Milano All News. Domani si parla di periferie. Domani il tema è periferie, con il focus periferie. Oggi pomeriggio invece sempre qui su Milano All News alle ore 18, il telegiornale della sera con tutte le informazioni da Milano e dalla città metropolitana. Grazie mille, arrivederci e a presto.